Marco Coana, a detta dei giudici di stile, è uno dei promettenti e efficaci istruttori nazionali. Oltre al lavoro, la tua è soprattutto una passione? Assolutamente, intanto ringrazio i giudici per questo complimento, però sicuramente parte tutto dalla passione, dall'amore per i cavalli e tutto va a seguire poi la passione per vedere crescere sia i cavalli giovani che i ragazzi giovani e portarli avanti il più possibile. È un centro in Veneto. Sì, in Veneto, a Marcon sono in questo momento, Si chiama? Circolo Ippico Ponte Alto. Senti, oltre a essere appunto un istruttore, sei anche un cavaliere nazionale e è abbastanza famoso il tuo grigio Cassini Boy con cui hai gareggiato anche ad alti livelli. Cosa cerchi di trasmettere ai tuoi allievi? Per quanto riguarda gli allievi, sicuramente partendo dalla mia passione, cerco di trasmettere innanzitutto quella, l'amore per i cavalli, il rispetto e poi l'efficacia nel montare, la precisione, la velocità e quanto segue. Senti, come sono andati i tuoi cavalli qua alla finale dei campionati italiani? Sono abbastanza soddisfatto, una 5 anni ha fatto 0 tutti e 3 i giorni, è in finale, adesso diranno la classifica tra poco. E la 7 anni di proprietà di Martina Garbin ha fatto 0 bene il primo giorno e poi un paio di errori a giornata e bene anche i cavalli più giovani di 4 e di 6. Senti, abbiamo letto i nomi dei cavalli dei tuoi allievi che hai portato qui ad Arezzo. Abbiamo notato che arrivano quasi tutti dalla Sardegna. Sì, sono numerosi cavalli italiani e ho legato con un allevatore sardo parecchi anni fa e il rapporto è continuato fino a portare cavalli italiani a queste gare e funzionano bene, insomma. Hai dei grandi ragazzi perché i cavalli sardi sono belli in avanti. Eh sì, i ragazzini sono molto efficaci, no? Quelli che sono qui e anche quelli che purtroppo sono rimasti a casa, sono comunque molto efficaci e molto bravi. Senti, cosa ne pensi della formula del progetto Giovani? La formula è un po' limitativa, nel senso che dal mio punto di vista ferma un po' i ragazzi durante la stagione, essendo percorsi molto simili, non c'è una crescita evidente durante l'anno, rimane tutto abbastanza fermo. Sicuramente può essere migliorata, è una cosa che può funzionare con qualche piccola variazione, insomma. Poi, un dato tecnico, cosa ne pensi di queste transizioni in mezzo al percorso? Sicuramente fa vedere se il ragazzino ha controllo del cavallo. Non è una cosa che ammiro più di tanto, però per vedere se c'è il feeling e il controllo vero può essere utile per i giudici. Cosa si può migliorare? Sicuramente la location di una finale, nel senso che messa in concomitanza con una gara di puledri, che dovrebbe essere un concorso d'élite per l'Italia, una finale di un campionato di cavalli giovani, deve avere la sua importanza e il progetto giovani altrettanta importanza per i ragazzini. Messe così in concomitanza non permette né agli allevatori né agli istruttori di fare bene il loro lavoro e di seguire bene i cavalli e gli allievi. Anche perché siete stati relegati all'ultimo campo in fondo a Sì, destra. assolutamente, anche quello è stata una cosa molto limitativa proprio per i ragazzi, sì, veramente. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.